Benvenuti, amici, a un nuovo appuntamento di Alessandria Barocca e non solo, il festival internazionale che porta la grande musica e i grandi interpreti nelle chiese ed edifici storici di Alessandria e provincia. Ci troviamo oggi al Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria, nell'Auditorium Michele Pittaluga. Il Conservatorio di Alessandria è sito in uno dei palazzi storici della città, Palazzo Cuttica, e oggi ospiterà un concerto di particolare interesse sia per i brani proposti sia per il musicista che andremo ad incontrare. Si tratta del violoncellista Claudio Merlo, uno strumentista poliedrico dotato di grande duttilità che nelle sue esecuzioni riesce ad attraversare momenti molto diversi della storia della musica, sempre mantenendo una grande coerenza nella lettura delle pagine affrontate, una lucidità nella proposta dell'ambientazione sonora per ogni brano e un rispetto per gli autori e per la loro scrittura che donano all'ascolto di ogni brano proposto una nota di freschezza, di novità. Il concerto che ci propone Claudio Merlo è intitolato «È il naufragarme dolce in questo mare», il bellissimo ultimo verso dell'infinito di Giacomo Leopardi, ci accompagna un po' in un racconto sulla storia del violoncello dal barocco a oggi, delle sue grandi possibilità timbriche e delle sue straordinarie possibilità espressive. A tutti auguro buon ascolto.
Thank you.
Thank you.